da problemi. Da problemi? Fai morire da freddo? E ti metti la tasca, dai. No, adesso. Cosa? Casa tutto a posto? Per adesso sì. Ma a Milano c'è... Cosa? A Milano c'è l'epidemia. Beh. No, con tutto diverso. Banda è sufficiente. Cosa? La banda è sufficiente. No! Ha avuto un mese e mezzo per vedere questa cazzo di fibra. Un mese e mezzo.
Thank you.
Amici della Pallamano, benvenuti al Palagasteiner di Bolzano. Undicesima giornata della Serie A Berretta. Ad affrontarsi sono i padroni di casa dell'SSV Bozen e il Team Network Albatros Siracusa. La formazione di casa ritorna a giocare dopo oltre un mese di stop forzato causa positività della squadra. Diversi giocatori sono stati testati positivi al coronavirus e le ultime partite sono stati costretti a saltarla. Ora però finalmente sono tutti abili e ruolabili e possono riprendere a giocare. D'altra parte la compagine siciliana viene a questo appuntamento alla ricerca di punti su uno dei campi più difficili d'Italia. Squadra siracusana che sta faticando oltre il previsto in questo inizio della stagione. Una sola vittoria e 8 sconfitte per loro. Sarà determinante vedere in che forma si presenteranno i biancorossi dopo lo stop forzato. Squadra che è quasi al completo, viste solo le assenze di Ratko Starcevic e Morpircher. Dall'altra parte il Siracusa, che nelle prime giornate ha sofferto di diversi infortunati, adesso può finalmente schierare la formazione migliore. Intanto le squadre si stanno disponendo in campo, sembra essere tutto pronto, si attende solo il fischio degli arbitri. Arbitri del match saranno Fatto e Guarini, una coppia molto esperta, quindi anche da questo punto di vista c'è il massimo per questa partita. Tutto è pronto, si comincia. Bolzano in maglia bianca, Siracusa in maglia nera. Bolzano che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Bolzano che si schiera con la formazione titolare, Greganic e Sonarer alle ali, Terzini, Udovicic e Giulio Venturi, al centrale Dejan Turkovic. In porta al solito Erna Momes. Prova subito Dejan Turkovic, incrocio per Venturi, Udovicic, scarico per Sonarer, La sblocca lui, Martin Sonarer, riprende dove aveva lasciato, cioè facendo gol. Siracusa invece che si presenta già con la prima novità, Vanoli in posizione di centrale. Scambia con Bobicic, Cagnete, Bobicic. Prova il tiro, Erna Momes. E subito il Bolzano che può dividersi con Greganic. Greganic! 2-0, Bolzano. Velocissima e fulminante la ripartenza del Bolzano in contropiede con Greganic, più veloce di tutti quanti, ha battuto tutti in velocità e ha depositato il pallone alle spalle di Javier Grande. Dicevamo, nel file del Siracusa sorprende l'assenza dallo starting seven di Coelho. Juan Pablo Coelho non è della partita per il momento, vediamo se è una scelta tecnica di Peppe Vinci oppure qualche problema fisico per lui. Ecco ora il Siracusa, Cagnete, andando per Coelho, Cagnete, prova lui e dobbiamo subito scusarci, Coelho non è nella sua posizione classica di terzino ma è sceso all'ala, al suo posto tra i terzini Vanoli. Bobicic intanto, Cagnete prova il tiro e ancora Erna Momez, bravissimo a fermare il pallone e grida, sfoga tutta la sua esultanza il portiere brasiliano. E Anturkovic organizza l'azione. Anturkovic che ha dovuto forzatamente saltare anche l'appuntamento con la nazionale. Intanto Giulio Venturi, Udovicic, palla che scappa via, stavolta Siracusa che potrebbe allungare in velocità con Cagnete, palla per Vanoli, prova l'uno contro uno, scarico per Bobicic, tutto chiuso, ferma l'azione Bobicic e si deve ricominciare con un tiro dai 9 metri.
Murga in posizione di pivot, il capitano siracusano si è adattato alla posizione di pivot. Bobicic intanto scambia con Cagnete, Cagnete prova l'un contro uno, blocco irregolare di Murcia e Bolzano che ritorna in possesso di palla, prova a distendersi Erik Udovicic, prova l'uno contro uno Giulio Venturi e doppio palleggio fischiato dagli arbitri. Tanti errori in questa fase da una parte e dall'altra. Fanoli prova il varco sotto mano, ancora Anna Momes blocca con sicurezza e palla che ritorna tra le mani di biancorosse. Fase del match con tanti errori, squadre un po' imballate. Il Bolzano era più che prevedibile vista la lunga pausa forzata. Prova a ragionare Dejan Turkovic, fa salire Vito Marino, scambio con Venturi, Venturi scarico per Udovicic, fermato, tutto da rifare per il Bolzano. Dejan Turkovic chiama lo schema, incrocio con Venturi, finto incrocio, palla per Dejan Turkovic che non ha difficoltà a battere Javier Grande. Intanto siamo già dall'altra parte con Vanoli. Vanoli scarico per l'ala, Cagnete, ancora una volta Erna Momez. Quarta parata per lui, il portiere brasiliano sugli scudi in questo avvio del match. E esulta insieme alla sua panchina. Si autoapplaude, si autoincita al portiere brasiliano. Come da buon portiere sudamericano sente l'assenza del pubblico e prova a gasarsi da solo. Purtroppo anche oggi tribune deserte. Intanto l'arbitro ha visto una trattenuta sul pivot, alza il cartellino giallo, confronti di Vanoli, prima ammonizione del match. Difesa di Siracusa che prova a essere aggressiva. In questa prima fase del match è proprio il Bolzano a farla da padrone. Venturi prova a alzarsi lui, ci ripensa, scambio con Greganic. Ancora Venturi a staglio, fase concitata, tre pivot addirittura per il Bolzano, prova a pagare la cauzione per tutti. Dejan Turkovic con un tiro dei suoi, viene murato. Ora il Siracusa che si distende con Vanoli, scarico per Bobicic, palla all'angolo. Juan Pablo Coelho sblocca lui la partita per il Siracusa. Mancino argentino è lui a sbloccare il match per i siracusani, primo gol per lui. Tanto Dejan Turkovic chiama uno schema, ecco Sonerer che parte, va a tagliare, a posizionarsi nella posizione di secondo pivot, scambio per Udovicic, Udovicic prova il varco, non lo trova, tutto chiuso. Tutto da ricostruire per il Bolzano. Rimessa in gioco è stata troppo veloce, a detta degli arbitri, tutto da rifare anche in questo caso. Scarico per Sonerer all'ala, Martin Sonerer prova il pallonetto, palla che si insacca con l'aiuto del palo. Bellissimo pallonetto di Martin Sonerer che ha superato Javier Grande, la palla ha baciato il palo e si è insaccata in fondo alla rete. Seconda rete per Martin Sonerer. La Siracusa che deve sbloccarsi, deve fare qualcosa di più in attacco, a difesa schierata non hanno ancora segnato e anche questa volta un palo pieno, anche sfortunato Cagnete aveva trovato il varco giusto, il terzino portoghese, ma è stato il palo a negargli la gioia del gol. Ancora Cagnete, scambio con Bobicic, scivola via, ma c'è stata una trattenuta da parte di Venturi e anche per Venturi prima ammonizione, anzi no, la ammonizione non è per Venturi ma è per Marino, dunque ammonito il pivot biancorosso. Cambio di posto, Vanoli
prova a cercare un varco per vie centrali, lascia il pallone per Canete, Cagnete, scarico per Bobicic, c'è stato un fischio degli arbitri, azione di nuovo da ricostruire. Arbitri abbastanza fiscali in questa fase del gioco. Prova a inserire il secondo pivot anche il Siracusa. Vanoli, Cagnete, litiga col pallone, poi prova in qualche modo a servire il compagno. Ma è stata brava la difesa del Bolzano a spezzare l'azione. Ancora una volta l'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco. Bobicic, Vanoli si alza il braccio del passivo. Siracusa deve trovare un varco per la conclusione, ci prova Vanoli sulle mani di Venturi, palla che si spegne sul fondo. Ancora quattro passaggi a disposizione del Siracusa per andare a concludere. Prova Vanoli a cercare il pivot e poi niente, improprio Vanoli, grandissimo gol del numero 10 di Siracusano, che ha completamente spaziato Hernan Momes, ma dall'altra parte, siamo già dall'altra parte, Greganic prova a velocizzare l'azione ma commette un'infrazione, palla che ritorna tra le mani del Siracusa, che adesso ha le fasi, possibilità, ancora Vanoli trova il varco, Vanoli si infila in area e va a conquistarsi un tiro dai 7 metri e prima esclusione del match per Marino. 2 minuti per il numero 5 del Bolzano, Vito Marino, che ha trattenuto un ottimo Vanoli che aveva trovato il varco. Marino non ha potuto fare altro che fermarlo da dietro e dunque 2 minuti per Marino e tiro dai 7 metri per Cagnete. Cagnete contro Hernan Momes, si attende il fischio dell'arbitro, arbitro che però si allontana, va a parlare col tavolo. Forse non è stato chiaro il giocatore che ha preso i 2 minuti, conciliabolo al tavolo tra commissario e direttore di gara. L'arbitro ribadisce che i 2 minuti sono per il numero 5, Vito Marino. Quindi anche questo è stato chiarito. Tutto è pronto per il tiro dai 7 metri. Cagnete contro Hermones. Un finta di Cagnete, Cagnete, Siracusa che accorcia 4-3. Ora Hernan Momes lascia la sua porta, al suo posto entra in posizione di pivot l'esperto Andreas Kammerer, tutta l'esperienza di Andreas Kammerer. Ancora il Bolzano che prova a costruire l'azione con l'uomo in meno, palla scaricata per Kammerer, la porta è sguarnita, Bobicic da centrocampo ci ripensa, serve Vinci e Hernan Momes nel frattempo è entrato in campo, ma che ingenuità del Siracusa, la porta era completamente libera e i giocatori del Siracusa non se ne sono accorti. Bobicic ha servito Vinci che comunque a tu per tu con Hernan Momes che nel frattempo era rientrato dai pali, ha colpito il portiere brasiliano, quindi ghiotta occasione sfumata per il Siracusa che aveva la possibilità di pareggiare. Intanto il Bolzano prova a ricostruire l'azione, taglio di Martin Sonerer che va qua a occupare la stessa posizione, intanto grandissimo gol di Dejan Turković, che gol di Dejan Turković, c'era un po' di confusione al pivot, si sono scontrati i Kammerer e Sonerer. Dejan Turković, per non saperne leggere né scrivere, si è alzato, ha tirato un missile sotto l'incrocio dei pali. Intanto dall'altra parte Bobicic, scambio con Cagnete, Vanoli, ancora uno contro uno di Vanoli e rete, e 2 minuti per Martin Sonerer che alza subito la mano, si scusa col numero 10 Vanoli, ma che uno contro uno fulminante di Vanoli, ha lasciato sul posto Martin Sonerer, è andato ad insaccare. Ora ancora il commissario che si alza e ferma il gioco, suona la sirena addirittura, indica qualcosa alla panchina del Bolzano. Sinceramente non abbiamo capito che cosa sia successo.
conciliavolo ancora tra gli arbitri e commissario. Bolzano dovrebbe riprendere il gioco con solo 4 giocatori, viste le esclusioni di Marino e di Sonerer. Ora si cerca di sistemare il cronometro. Probabilmente non aveva ripreso il cronometro, ci sarebbe da sistemare. Ancora conciliavolo tra i direttori di gara e i cronometristi. Ne approfitta nel frattempo Peppe Vinci per dare indicazioni ai suoi. Partenza un po' contratta del Siracusa, che si è subito portato sotto di 3 reti, ma poi pronta reazione. Adesso hanno accorciato fino al 5-4 a favore del Bolzano. Ora hanno una ghiotta occasione di pareggiare, in quanto il Bolzano è in doppia inferiorità numerica, quindi 7 contro 5 in questa frangente. Mario Sporcic decide di lasciare Ramones tra i pali e giocarsi la doppia inferiorità numerica in attacco, quindi 4 contro 6. Ma nel frattempo è finita la prima inferiorità numerica e entra in campo proprio lo stesso Mario Sporcic, che prova lui sotto mano. E attento Javier Grande. Aveva provato l'allenatore giocatore del Bolzano Mario Sporcic, appena entrato a freddo con un sottomano dei suoi. Molto reattivo Javier Grande ad abbassarsi e a bloccare la conclusione. Tanto dall'altra parte Bobicic tenta l'uno contro uno. Bobicic e Erna Momes gli blocca la conclusione, e poi il giocatore siciliano li frana addosso. Grande sportività tra i due che si aiutano a vicenda a rialzarsi. Zoppica vistosamente Hermones, ma alza il pugno e adesso si autoapplaude, si autoincita. Grandissimo inizio del portiere brasiliano, che è il vero artefice di questa partenza sprint del Bolzano. Intanto ancora problemi con l'orologio. L'arbitro ferma il tempo, indica il tabellone. C'è un problema col timer, i cronometristi stanno indicando che è tutto ok, l'arbitro continua a parlare. Vediamo se riescono a sistemare anche questo problema. Nel frattempo, dicevamo, è entrato Mario Sporcic, quest'anno allenatore e giocatore del Bolzano. Oramai da 10 anni ha trovato la sua seconda casa a Bolzano, ha famiglia e lavora proprio nel capoluogo altoatesino. Eccolo qua, Mario Sporci con suo numero 14, possesso di palla, prova a cercare un varco, scambio con Turkovic. Turkovic si fa rubare il pallone in maniera irregolare, dice l'arbitro. Bolzano ha un'altra chance di costruire il suo attacco. Dejan Turkovic, scarico per Sporcic. Azione stagnante del Bolzano. Sporcic! Mario Sporcic! Che gol! Sotto le gambe di Javier Grande, saltato a pie pari e ha battuto il portiere argentino con una grandissima rete. Mario Sporcic, 35 anni e non sentirli, salto esplosivo e grandissima rete. Bolzano 6, Siracusa 4. Tanto Vanoli continua il suo show. Vanoli ancora uno contro uno, seconda rete per lui. Sta facendo molto male al Bolzano numero 10 Vanoli. Col suo uno contro uno fulminante, anche stavolta non ha avuto difficoltà a battere Hermomes, ma ancora una volta colpevole la difesa biancorossa. Mario Sporcic, Udovicic, questa prima parte del match è mancato completamente Eric Udovicic. Non solo non ha ancora segnato, ma non è proprio mai andato al tiro. Intanto Mario Sporcic tenta un passaggio improbabile al pivot,
fortunato il centrale biancorosso, palla che gli ritorna in mano. Mario Sporcic prova un varco, Udovicic l'abbiamo chiamato ma il suo tiro non è fortunato, va a impattare sulla traversa e Siracusa ora con la palla del pareggio. Intanto Siracusa, Bobicic, Cagnete, Vanoli, Cagnete si alza lui, blocco di Giulio Venturi, grandissimo blocco. E di lì non si passa tra Venturi, Marino e adesso anche Mario Sporcic che col grandissimo gol di prima ha raggiunto la sua millesima rete in maglia biancorossa. Quindi grandissimo gol che va celebrato, non poteva scegliere un gol migliore per segnare la sua millesima rete. Intanto prova il sottomano Vanoli, si alza il braccio del passivo, Cagnete, ancora Vanoli col suo uno contro uno e Mario Sporcic lo colpisce al volto. Vanoli è a terra, Mario Sporcic si scusa subito e due minuti giustissimi per l'allenatore giocatore biancorosso Mario Sporcic. E ancora una volta però la velocità di Vanoli ha fatto male alla difesa biancorossa, aveva letteralmente fulminato in velocità Mario Sporcic che nel tentativo di fermarlo l'ha colpito al volto. Non c'è stata cattiveria ma il colpo è stato abbastanza violento. Giustissimi due minuti, quindi terza esclusione per il Bolzano che sta faticando molto in difesa. Quindi stavolta lasciare il campo è Mario Sporcic. Tanto Vanoli si è ripreso per fortuna, può riprendere a giocare. Gioco che riprende, ora Siracusa deve assolutamente sfruttare questa superiorità numerica per trovare la rete del pari. Incrocio Vanoli-Cagnete, scambio con Bobicic, ancora Vanoli, Bobicic prova il varco, non tutto chiuso, Vanoli ancora lui col suo uno contro uno, scarico per Cagnete, si inserisce, Greganic difende con i piedi dentro l'area. Tiro dai 7 metri per il Siracusa. Si ripresenta la sfida Cagnete-Hermones. Ancora Cagnete, finta di tiro. Cagnete, tiro freddissimo. Il giocatore portoghese appoggia il pallone sopra la testa del portiere brasiliano. Palla che bacia la traversa e finisce in fondo al sacco. Dunque parità Siracusa 6, Bolzano 6, mentre il Bolzano decide ancora una volta di giocarsi l'inferiorità numerica senza portiere. Udovicic litiga col pallone, riesce comunque a servire il compagno Dejan Turkovic, quando non si sa cosa fare Dejan Turkovic si alza, tira e va a segnare la sua terza rete. In attacco sta un po' pagando la cauzione per tutti Dejan Turkovic, quando il gioco si ferma si mette in proprio il forte centrale italo-croato. Intanto dall'altra parte Cagnete, scarico per Vanoli, cerca di servire Vinci all'ala, Vinci, Erna Gomes gli dice di no. Aveva saltato Gianluca Vinci con un angolo molto molto ampio, tutto il tempo di guardare la porta, ma Erna Moves l'ha ipnotizzato. Bolzano che si aggrappa al suo portiere e al suo centrale, quindi Hermones e Dejan Turkovic stanno letteralmente trascinando il Bolzano in questo avvio di match. Dejan Turkovic ancora lui, scambio per Udovicic, c'è Udovicic, ancora un blocco del Siracusa. Siamo già dall'altra parte. Juan Pablo Coelho. Seconda rete per lui, il mancino argentino.
e di nuovo risultato in parità, tutto da rifare per il Bolzano. Esce ancora Marino, va a scambiare con Venturi. Dejan Turković, finta di tiro, scarico per Udovičić, ancora Venturi, Venturi si alza lui, blocca facilmente Javier Grande che serve Vinci, Gianluca Vinci in velocità, Vinci! Gianluca Vinci! Primo vantaggio Siracusa, 8-7. Bolzano un po' in palla e Mario Sporcic fa l'unica cosa giusta, ha visto i suoi nel pallone, chiama time out. Squadre che rientrano in campo, abbiamo visto un Mario Sporcic decisamente arrabbiato, ha strigliato i suoi, li ha chiamati all'ordine. Bolzano che era partito molto molto bene, subito 3-0, ma poi complici anche diverse esclusioni, ha faticato a trovare continuità nel suo gioco e ora è sotto di una rete. Prova la difesa aggressiva Peppe Vinci nei confronti di Dejan Turković. In attacco il Bolzano è principalmente Dejan Turković in questa fase del match. Mario Sporcic litiga col pallone, prova a scambiare con Sporcic, intanto Venturi si è inserito a pivot, ancora tanta confusione nelle fila del Bolzano, in attacco prova ancora Dejan Turković, questa volta non ci riesce a pagare la cauzione per tutti. E sulla parata di Javier Grande la palla è tornata tra le mani di Greganić, che si è alzato e si è scontrato in fase di volo con Murga, che aveva cercato di recuperare il pallone. Adesso tiro dai 7 metri per il Bolzano e 2 minuti per Murga, che non solo ha avuto la peggio nello scontro con Greganić, ma ora anche si è visto alzare le due dita dall'arbitro, quindi 2 minuti di esclusione per lui. Dalla linea dei 7 metri si presenta lo specialista Dejan Turković. Turković contro Javier Grande. Dejan Turković, troppo freddo per farsi ipnotizzare da Javier Grande, che si dispera, ma nulla ha potuto contro la freddezza dell'esperto centrale italo-croato. Anche Beppe Vinci decide di giocarsi l'inferiorità numerica senza portiere. Intanto il Bolzano cambia difesa, prova a giocare con una 5-1. È lo stesso Mario Sporcic come punta avanzata in questa 5-1. Intanto prova un Manoli, un passaggio molto improbabile per Gianluca Vinci. Bravo Sonera, recupera la palla, è lo stesso Sonera che si invola in contropiede, pallonetto e questa volta è la traversa di Nigali, la gioia del gol. Martin Sonera ha provato un pallonetto dei suoi, ma la palla è andata a infrangersi contro la traversa e si è spenta poi sul fondo, quindi il risultato che rimane inchiodato sull'8-8 e Siracusa che si riporta in attacco, ancora una volta senza portiere il Siracusa. Prova Vanoli a cercare un inserimento dei suoi, Vanoli si inserisce molto bene, c'è un fallo da parte della difesa del Bolzano, Giulio Venturi lamenta un'infrazione di passi, mentre Vanoli è rimasto a terra nel contatto con Venturi.
Per fortuna si rialza il numero 10 siracusano, dice che è stato colpito in faccia, l'arbitro dice che non ha visto niente, continuano a parlottare i due, tant'è si riprende con un tiro dai 9 metri. Ancora 5-1 per il Bolzano, Greganic quasi riusciva a recuperare un pallone. Fase un po' confusa del match, Siracusa che non riesce a trovare la via del gol, intanto che rete! Cagnete ha fatto partire un missile che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali e Siracusa che si riporta in vantaggio 9-8. Mario Sporci, scarico per Greganic, Greganic, ci pensa Greganic con la sua seconda rete. Troppo facile, dormita della difesa siracusana. È bastato un passaggio di Mario Sporcic per liberare al tiro Greganic. Tanto squadre di nuovo al completo. Cagnete prova l'uno contro uno firmato da Marino. Siracusa che comunque sta dimostrando che non è venuta qui a Bolzano in vacanza, non ci sta a fare la vittima sacrificale, si sta comportando molto molto bene e sta mettendo a dura prova il Bolzano. Intanto un altro missile di Cagnete, che tiro, due missili consecutivi di Cagnete e Siracusa che trova la decima rete. Questa prima parte di stagione Cagnete aveva fatto vedere di che pasta era fatto, ma oggi si sta veramente superando con questi suoi tiri. Tanto Mario Sporcic prova l'uno contro uno, cerca il pivot, trattenuto, si autoaccusa Vanolide. Bolzano che sta facendo molta molta fatica a trovare la via del gol. Greganic, ancora lui dall'ala, Greganic questa volta non può niente, è bravo Javier Grande a rimanere fermo e a neutralizzare il tiro. Intanto Vanoli col suo uno contro uno, un passo di troppo di Vanoli, ma c'era stato un fischio prima dell'arbitro. Questo Vanoli sta mettendo a dura prova la difesa del Bolzano. Ancora Vanoli prova a cercare Cagnete, scarico per l'ala, intanto il Siracusa ha portato primo time out per la formazione siciliana. Beppe Vinci vuole parlarci su e costruire questo attacco molto molto importante, proverà a disegnare uno schema dei suoi. Squadre che rientrano in campo, abbiamo visto Peppe Vinci disegnare il suo schema. Attacco molto molto importante per il Siracusa che potrebbe addirittura allungare a due le reti di vantaggio. Decide di giocarsi questo attacco senza Bobicic e facendo salire a terzino Coelho. E lo stesso Coelho adesso che scarica per Cagnete. Cagnete, un altro missile troppo centrale questa volta, è bravo Hermones a dirgli di no. Tanto Mario Sporcic, si alza lui, Mario Sporcic fermato in maniera energica da Cagnete.
ma Bolzano che sta facendo molta molta fatica a dare fluidità al suo attacco. Sicuramente la pausa forzata non ha aiutato. In questo periodo non hanno neanche potuto svolgere allenamenti i ragazzi biancorossi, quindi un po' di ruggine è normale che ci sia. Mario Sporcic cerca il pivot, palla che rimbalza sul piede del pivot, Vinci è già dall'altra parte, Vinci, palo interno e palla che scappa via. Ancora una volta Gianluca Vinci spreca una ghiotta occasione per la formazione siracusana. È la seconda contropiede che Gianluca Vinci spreca così. Intanto dall'altra parte prova il Bolzano ad affidarsi a Mario Sporcic, che butta via il pallone. È inspiegabile la gestione di palla dell'allenatore e giocatore del Bolzano, che ha letteralmente buttato la palla in fallo laterale. Bolzano che è in un blackout e non riesce ad uscire. Buon per loro che il Siracusa non ne sta approfittando. Tante ghiotte occasioni lasciate dai giocatori in maglia bianconera. Cagnetta intanto, ancora Hermones, sta tenendo a galla lui il Bolzano. Se non fosse per le parate del portiere brasiliano, il Bolzano sarebbe abbondantemente sotto nel risultato. Probabilmente a portieri invertiti il risultato sarebbe ben altro. Ora il Bolzano prova a costruire questo attacco e sbloccare finalmente il risultato, che era fermo da diversi minuti. E quando le castagne ci sono da togliere le castagne dal fuoco, quando la patata è bollente, si ritorna sempre dalle mani di Dejan Turković. È lui l'uomo per queste situazioni. Quarta rete per Dejan Turković, quinta rete per Dejan Turković, mi correggo. Quindi metà delle reti biancorosse portano la firma di Dejan Turković. Bolzano veramente attaccato. Intanto Gianluca Vinci si riscatta alla grande dall'errore in precedenza con un grandissimo gol. Grandissimo gol di Gianluca Vinci, che ha trapassato Hermones. Questa volta è stato più bravo il numero 15 siciliano. Dejan Turković, ancora lui, Venturi, Mario Sporcic, Turković, questa volta grande, para, ma la palla rimbalza e finisce tra le mani di Greganic. Bolzano ancora in possesso di palla, si alza il braccio del passivo. Deve andare a concludere il Bolzano, e da chi andrà se non da Dejan Turković, sesta rete per lui. Bolzano veramente sta giocando con due giocatori, Hermones tra i pali e Dejan Turković in attacco. Sono loro a trascinare la formazione di casa. Tutto da ricostruire per il Siracusa. Quello intanto si alza il mancino argentino e batte Hernán Gómez sul primo palo. Grandissima rete anche per Juan Pablo Coelho, terza rete per lui. Siracusa che sta giocando senza timori rivalenziali questa partita. Siracusa che dicevamo che ha estremo bisogno di punti, si trova nella parte bassissima della classifica, solo due punti all'attivo per i siracusani, che è una delle poche formazioni ad aver giocato quasi tutte le partite. Tanto ancora Turković, danza col pallone in mano e va a battere Javier Grande con un tiro lento che si è infilato alle spalle del portiere argentino. Ma ancora una volta l'attacco del Bolzano fa molta molta fatica e deve pagare la cauzione per tutti Dejan Turković. Tanto dall'altra parte Cagnete per Coelho litiga col pallone, recupera la palla,
un palleggio di troppo, dice l'arbitro. Bolzano che recupera il pallone. Dejan Turković uno contro uno, scarico per Mario Sporcic, tutto chiuso, tutto da ricostruire. Ferma tutto il gioco, Mario Sporcic decide di giocarsi questi ultimi 30 secondi, ma l'arbitro alza subito il braccio del passivo, Bolzano che deve andare a concludere. E chi se non Dejan Turković, questa volta scarica per Greganić, Greganić cerca una girella, è bravo Javier Grande a recuperare il pallone, scarica per Juan Pablo Coelho, Juan Pablo Coelho! Siracusa in vantaggio, ma ci sono ancora 10 secondi per il Bolzano per accorciare, palla per Martin Sonnerer, Martin Sonnerer, pallonetto di Martin Sonnerer col suo marchio di fabbrica, Martin Sonnerer va a segnare l'ultima rete di questo primo tempo, un primo tempo dai tanti volti, Bolzano a due facce, da una parte Hermomes e Dejan Turković che trascinano i biancorossi, dall'altra parte il Siracusa che si affida al suo cannoniere Cagnete, supportato benissimo da Coelho e Vanoli. Primo tempo, primi 30 minuti che si concludono dunque in perfetta parità sul 13-13. A risentirci tra 10 minuti per il secondo tempo. Thank you.
che lunedì devono rettificare. Lino. No, perché no. Stai raccontando le storie. No, Lino, guarda. Cioè, state lontano. Thank you.
squadre che hanno fatto di nuovo ingresso in campo per questo secondo tempo, primo tempo che si è concluso sul risultato di 13-13. Siracusa, che è venuto qui a Bolzano a giocarsi la partita, non ci sta a fare la vittima sacrificale in casa dell'unica squadra imbattuta in questa prima fase di campionato. 6 partite, 6 vittorie per il Bolzano, che poi ha dovuto fermarsi per oltre un mese, e questa pausa la stanno pagando a caro prezzo. Squadra biancorossa decisamente arrugginita, sta faticando molto in attacco, gioco stagnante, e si affida alle conclusioni di Dejan Turković, mentre il Siracusa sta giocando la sua partita senza nulla da perdere. Si stanno giocando la loro partita e stanno facendo molto molto bene. Tanto fischio dell'arbitro, il secondo tempo che può iniziare. Questo secondo tempo sarà il Siracusa attaccare da sinistra a destra. Coelho, scambio con Canellas. Coelho, Bobicic, Vinci, pallonetto di Vinci, palo e gol! Gianluca Vinci, dopo aver sprecato nel primo tempo 3 ghiotte occasioni, si sta riscattando alla grande. Aveva concluso già il primo tempo con una grandissima rete al volo, e adesso questo pallonetto a scavalcare Hernan Gomez. Siracusa che si porta ancora una volta in vantaggio. Tanto Martin Sonerer, Dejan Turković riprende da dove aveva lasciato Dejan Turković. 8ª rete per lui. Inizio del secondo tempo, sono già 8 le reti segnate da Dejan Turković, che si sta letteralmente caricando la sua squadra sulle spalle. Cagnete, scambio con Coelho. Coelho prova l'uno contro uno, murato, ma c'è stata una trattenuta abbastanza vistosa da parte di Giulio Venturi. Siracusa che può riorganizzare l'attacco. Adesso è Bobicic in posizione di terzino sinistro. Bobicic cerca il pivot, c'è stato un fallo. Bolzano che continua con la difesa 5-1. Dopo che aveva faticato nel primo tempo, soprattutto l'uno contro uno di Vanoli, aveva sofferto. Mario Sporcic ha deciso già nel finale del primo tempo di optare per questa difesa. Adesso c'è Erik Udovicic in posizione avanzata, cerca di contrastare. Intanto blocco irregolare di Murgia. Greganic in velocità, ma l'arbitro fa ripetere troppo veloce. È stato Giulio Ventura a rimettere il pallone in gioco. L'arbitro ha fatto arretrare il giocatore biancorosso e ha fatto ripetere la rimessa in gioco. Turković, scambio con Udovicic, Venturi. Udovicic e Venturi stanno letteralmente mancando in questa fase del match. Entrambi sono a secco di marcature, i due terzini bolzanini. Udovicic prova ancora per vie centrali, fermato dall'ottimo Vanoli. Tanto ferma il tempo l'arbitro, c'è stato un contrasto tra Marino e Bobicic, ha avuto l'appeggio Bobicic, che zoppica vistosamente, probabilmente è una scavigliata per lui. Ancora Bolzano che stagna il suo gioco, ancora una volta il pallone che non riesce a viaggiare con velocità, si inventa un passaggio incredibile Dejan Turković, non c'è spazio, Udovicic prova la botta, colpisce solamente l'esterno del palo. Erik Udovicic non riesce proprio a sbloccarsi, e come lui Giulio Venturi. Il Bolzano ha estremo bisogno dei suoi due terzini. Fino adesso 0 reti per Giulio Venturi e 0 reti per Erik Udovicic. Tutto il peso dell'attacco grava su Dejan Turković. Tanto Coelho si alza per Cagnete si inserisce. Ma ancora una volta troppo facile l'inserimento dei giocatori del Siracusa nella difesa bolzanina. Bolzano che adesso
si trova in seria difficoltà, oltre in attacco adesso anche la difesa inizia a fare acqua da diverse parti. Il giocatore siracusano si è inserito tra le maglie biancorosse con troppa facilità, è andato a depositare la palla alle spalle di Hermones e questa volta è stato incolpevole Hermones, che nel solo primo tempo ha già effettuato 9 parate, portiere brasiliano. 5 invece le parate di Javier Grande dall'altra parte, quindi quasi il doppio delle parate per il portiere bolzanino rispetto al portiere siracusano. E questo la dice lunga sulla difesa del Bolzano. Intanto Udovicic si sblocca finalmente, Eric Udovicic, bucando le mani di Javier Grande, che aveva toccato il pallone ma non è riuscito a impedire che lo stesso finisse in fondo alla rete. E questo potrebbe essere un segnale importante per il Bolzano, che aveva estremo bisogno di una rete dei suoi terzini. È stato Eric Udovicic a sbloccarsi. Tanto dall'altra parte Coelho prova a cercare un varco per vie centrali, Coelho scarica ancora per Cagnetes, ma ancora una volta la difesa del Bolzano balla. Eric Udovicic lascia tutto aperto e si fa scavalcare dalla palla. Eric Udovicic sinceramente lo vediamo in difficoltà nella posizione avanzata di 5-1. Non è la sua classica posizione e si vede che fa fatica. Sicuramente pesa nelle file del Bolzano, soprattutto in difesa, l'assenza di Ratko Starcevic. Lui era il pilastro. Intanto Greganic si fa ipnotizzare da Javier Grande. Grandissima parata di Javier Grande. Dicevamo, nel Bolzano sta pesando, soprattutto in difesa, l'assenza di Ratko Starcevic. Lui era il pilastro, lui era l'erede designato di Hannes Hinnerebner a guidare la difesa biancorossa, e questa sua assenza sta pesando in maniera importante. Assenza che non è chiaro se sia provvisoria o permanente. Intanto Bobicic, anche lui non sta litigando con la partita, non riesce a iscriversi a referto neanche lui. Tanto dall'altra parte Gianluca Vinci recupera un pallone, ma c'è stato prima un fischio dell'arbitro. Dicevamo di Ratko Starcevic, che si è preso un periodo di pausa, questo ha bisogno di un po' di tempo per sé, e la squadra del Bolzano l'ha rispettato. Adesso non si sa per quanto tempo durerà questa pausa, ma il Bolzano ha estremamente bisogno di lui. Intanto balletto di Eric Udovicic per servire. Intanto dall'altra parte Marino va a colpire la traversa, Vinci in velocità, Gianluca Vinci, Siracusa che allunga più 2 con la rete di Gianluca Vinci, e c'è stato un fischio da parte del commissario di gara che ha chiamato gli arbitri, e ammonizione per Hansi Dalvai in panchina. Aveva protestato in maniera veemente Hansi Dalvai per l'azione precedente, aveva lamentato un fallo sul tiro di Vito Marino, il pivot biancorosso si era liberato al tiro e aveva colpito la traversa. Hansi Dalvai aveva reclamato un fallo, quindi per questo motivo è stato ammonito dal commissario di gara, e sul ribaltamento di fronte è stato velocissimo Gianluca Vinci a involarsi in contropiede e a battere Hernamomes, quindi 15-17. Bolzano che ora sta faticando tantissimo. Udovicic, sì, il palla che scappa via. Javier Grande la recupera con molta calma. Adesso il Siracusa non ha fretta. Siracusa che quasi a sorpresa si trova, dopo 40 minuti giocati, in vantaggio di 2 reti. Siracusa che finalmente, forse per la prima volta in questo campionato, sta facendo vedere tutto il suo potenziale. Una squadra con tanti bei giocatori. Intanto palla persa di Cagnetes può regalare un gol facile al Bolzano.
Martin Sonner in velocità e Martin Sonner la sfrutta alla grandissima. Questi sono gli errori che il Siracusa non deve compiere. Fino ad adesso stava giocando una partita molto molto disciplinata il Siracusa. Il Bolzano stava faticando a trovare la via del gol. Ovviamente con i palloni persi può lasciare in velocità Greganic e soprattutto Martin Sonner, che come in questo caso puniscono ogni volta che hanno la possibilità. Tanto Coelho cerca il pivot, non lo trova, ma la palla rimane lì. Cagnete la recupera, palla sul palo, la recupera, Vinci, si arrabbia Hernamomes e c'ha ragione. Non si può lasciare un pallone così. Il Bolzano che per due volte ha lasciato la ribattuta al Siracusa, che dopo aver sbagliato il primo tiro la palla è tornata a Cagnetes, che ha colpito il palo, e il Siracusa ha avuto la terza possibilità di andare al tiro con Vinci, e al terzo tentativo sono riusciti a battere il portiere brasiliano, che giustamente si arrabbia con la sua difesa. Bolzano che in questa fase del match ha letteralmente perso il filo conduttore della gara. Intanto si aggrappano solo esclusivamente alle conclusioni di Dejan Turković, non a rete per lui. Stavolta colpito da lontanissimo, un tiro battuto a terra che con un rimbalzo beffardo ha trafitto Javier Grande, per la verità abbastanza colpevole nel frangente. Tanto Coelho dall'altra parte prova a cercare un varco, cadono un paio di giocatori, l'arbitro fa segno che si può proseguire, palla all'ala per Pola, Pola schiaccia sotto le gambe di Hernamomes. Grandissimo gol di Pola, primo gol per lui. Intanto Udovičić dall'altra parte prova l'uno contro uno, lo ferma energicamente Cagnetes. Udovičić prova un balletto, prova a scaricare per il pivot, cadono un paio di giocatori, l'arbitro fischia. Pausa per asciugare il campo. Quando siamo giunti al 40° del secondo tempo, Bolzano prova disperatamente a riportarsi in partita. Dejan Turković, scambio per Udovičić, Giulio Venturi, scarico per Sonerer, Sonerer dall'angolo zero, Martin Sonerer trafigge Javier Grande, che in questo frangente ci trova in netta difficoltà. Gli ultimi tre gol, netta la responsabilità del portiere argentino, e Beppe Vinci, l'allenatore del Siracusa, se ne accorge e fa la cosa probabilmente giusta, dà un riposo a Javier Grande, al suo posto Gabriele Nobile. Intanto dall'altra parte Vinci per Coelho, fermato da Dejan Turković. Bobičić, Coelho, Bobičić, non riesce a sfondare Bobičić, si alza il braccio del passivo, Bobičić, scarico per Coelho, Coelho, scarico per Pola, ancora Pola va a trovare il tiro, sfondamento di Pola, che poi getta via il pallone, segno di stizza, voleva un tiro dai 7 metri Pola. Pola nel protestare ha gettato via il pallone, molto ingenuo il numero 21 del Siracusa. Che è andato a sfondare contro Greganic, voleva un tiro dai 7 metri e per nella enfasi delle proteste ha lanciato via il pallone, giusti 2 minuti. Tanto è stato ammonito anche Hermones per proteste, aveva richiesto i 2 minuti per Pola, l'arbitro giustamente gli ha detto ci penso io.
Intanto Martin Sonerer va a pareggiare, ma è rimasto a terra Dejan Turković, che si rialza mandando a quel paese il giocatore avversario. Entra anche in campo a protestare Mario Sporcic, lamentano un colpo al volto i giocatori del Bolzano. Fase molto concitata del match, una partita che fino adesso non era stata cattiva, ma vista la posta in palio adesso subentra anche un po' di nervosismo e qualche colpo proibito. Continua a protestare Dejan Turković dicendo che è stato colpito al volto. Ancora conciliavolo al tavolo. In questa fase l'unico a mantenere la calma è stato Martin Sonerer, che ne ha approfittato e è andato a battere Nobile. Quindi si riprende dal risultato di 19-19. Siracusa ancora in inferiorità numerica. Se la gioca senza il portiere, come ormai di consueto. Bobicic, Vanoli. Coelho prova lui, Hernomes gli dice di no. Chiude le gambe il portiere brasiliano. Tanto dall'altra parte si distende Eric Udovicic. Tocca Nobile, ma la palla entra in porta. Era stato bravo il sostituto di Javier Grande, Gabriele Nobile, a intercettare il tiro di Eric Udovicic, ma la palla è entrata nonostante il tocco del portiere in porta. Quindi Bolzano che si riporta in vantaggio 20-19. Cagnete prova l'uno contro uno, Bobicic, Vanoli prova ancora a esplodere la sua velocità. Ancora una volta Vanoli prova a cercare lo spiraglio, Bobicic, scambio per Cagnetes. Cagnetes prova a liberare il tiro, cade a terra Cagnetes, l'arbitro ferma il gioco e alza le due dita, 2 minuti a Martin Sonerer che protesta. Martin Sonerer che aveva spinto in fase di volo Cagnetes. Ora gli arbitri hanno un grande affare a tenere sotto controllo questo match che si sta innervosendo. Tante le proteste da una parte e dall'altra. Ora giocatori abbastanza tesi, ma anche normale che lo siano vista la posta in palio. Quando siamo giunti oramai a metà del secondo tempo, si alza il braccio del passivo. Siracusa che deve andare a concludere. Coelho prova lui, Coelho non va, c'è stato però un tocco del muro, palla che rimane in possesso del Siracusa, braccio del passivo che rimane alzato, Siracusa che deve andare a concludere, al volo per Coelho, Hernomes dice di no, ma c'era stato anche un fischio dell'arbitro, un passaggio di troppo per il Siracusa che aveva esaurito i suoi passaggi a disposizione. E ora è il Bolzano con la palla del più 2. Giulio Venturi scala l'ala per questa vista lì. L'esclusione di Martin Sonner, al suo posto a terzino Mario Sporcic. Mario Sporcic prova a inserirsi, tutto chiuso. Non trova il varco Mario Sporcic. Udovicic. Dejan Turković, Udovicic sotto mano, Nobile dice di no. Grandissima parata di Gabriele Nobile a intercettare il tiro di Udovicic. Siracusa ora deve sfruttare la superiorità numerica per riportarsi in parità.
girandola di cambi nelle file siracusane. Bobicic, ancora secco di gol il gigante Bobicic, non riesce proprio a trovare la via del tiro Bobicic. Coelho, scambio con Cañetes, ancora Coelho, Bobicic, eccolo, l'abbiamo chiamato Bobicic, prima rete per Bobicic e 2 minuti a Giulio Venturi, reo di aver spinto Bobicic in fase di tiro. Ora ancora proteste di Hansi Dalvai, fase veramente confusa del match, anche gli arbitri stanno faticando in questa fase di gioco a tenere in mano il match. Ora Bolzano che è costretto a nuovamente a giocare in inferiorità numerica. Udovicic prova a scaricare per Greganic, tocca Pola, forse con un piede, l'arbitro fa segno di stato involontario il tocco col piede. Bolzano che cerca la via del gol con Mario Sporcic prova a saltare, lo sdraia letteralmente Bobicic. Dejan Turković prova lui, Dejan Turković, e chi se non lui, Dejan Turković, in doppia cifra al numero 23 bolzanino, decima rete per lui. ...21 le reti segnate dal Bolzano, 10 portano la firma di Dejan Turković. Tanto dall'altra parte Coelho, Cañetes tutto solo, Cañetes, Hern Mómez guarda la sua difesa e dice ma fate qualcosa per piacere. Hern Mómez non può fare tutto lui, ma Cañetes troppo solo. Ancora una volta difesa del Bolzano che si apre. Il risultato ancora in parità, 21-21. Turković, questa è la notizia, Turković ha sbagliato un tiro. Gabriele Nobile è stato bravo a parare il tiro di Dejan Turković. Intanto dall'altra parte Cañete, scarico per Coelho. Coelho ritorna da Cañetes, ancora una volta la difesa del Bolzano si apre davanti al numero 14 del Siracusa, che ha gioco facile andare a tiro dai 6 metri. Questa 5-1 del Bolzano non sta pagando. I giocatori del Siracusa arrivano al tiro con estrema facilità. Ancora ripetiamo, Bolzano che ha la scusante della lunga pausa forzata. Udovicic! Eric Udovicic spiazza il portiere del Siracusa. Tutto da rifare per il Siracusa, si riprende dal 22-22. Tanto Eric Udovicic dolorante, probabilmente nel realizzare la rete ha subito un colpo. Smorfia di dolore per Eric Udovicic. Bobicic intanto prova a scaricare per Cañetes. Palla che sfila via, non c'è nessun fischio, si aspettavano un fischio dell'arbitro i giocatori del Siracusa, ma siamo già dall'altra parte. Dejan Turković, scarico per Greganic, Bolzano di nuovo in vantaggio con Greganic, freddissimo l'ala croata, 100% di realizzazione per lui, ha realizzato tutti i palloni che gli sono arrivati, un giocatore silenzioso ma che stava ampiamente ripagando la fiducia della dirigenza bolzanina che l'ha voluto qui a Bolzano. Coelho intanto prova l'uno contro uno, Bobicic, scambio con Pola, Cañetes, scarico per Vinci, pallonetto di Vinci, tocca la palla Hern Mónez ma non può fare altro che
vederla infilarsi sul palo più lontano. Ennesima parità di questa partita. Quando siamo giunti negli ultimi 10 minuti di partita, risultato ancora in parità, 23-23. Udovičić prova a cercare il pivot, tutto chiuso lì in mezzo, cadono un paio di giocatori. Si può riprendere intanto con Udovičić. Udovičić prova l'uno contro uno, scambio con Venturi. Dejan Turković. Udovičić si alza il braccio del passivo, deve andare a chiudere il Bolzano, e chi se non Dejan Turković. Ancora una volta, quando la palla scotta finisce tra le mani di Dejan Turković, e ancora una volta paga la cauzione per tutto l'attacco del Bolzano. Undicesima rete per Dejan Turković, che sta letteralmente trascinando il Bolzano in questa partita. Siracusa con Bobičić, scambio con Coelho, Coelho si alza, Coelho, palo, gol! Juan Pablo Coelho, 24-24. Partita che adesso rimane avvincentissima. Quando mancano solo 8 minuti alla fine del match, risultato che rimane in bilico. Da una parte Dejan Turković, dall'altra Coelho e Cagnete tengono in Siracusa. Udovičić, Dejan Turković, murato Dejan Turković, palla che gli ritorna in mano, ancora Dejan Turković. Dejan Turković, ancora lui in possesso di palla, prova a cercare un varco, scambio con Venturi. Venturi si inserisce, sfondamento di Giulio Venturi. Non riesce proprio a sbloccarsi Giulio Venturi. È andato ancora secco di reti il terzino mancino del Bolzano. Questa volta ha provato a inserirsi, ma ha trovato tutto chiuso, è andato a sfondare. E Beppe Vinci decide di parlarci su, prova a far prendere fiato ai suoi giocatori. Quando mancano 7 minuti e mezzo, risultato di 20-24-24, time out Siracusa. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Diverso l'approccio dei due allenatori in panchina. Abbastanza calmo Beppe Vinci, ha disegnato uno schema, mentre più agitato Mario Sporcic ha provato a spronare i suoi, a tirar fuori gli ultimi energie per questo finale di partita. Finale di partita che in pochi forse si aspettavano così incerto, ma Siracusa sta facendo vedere che è proprio una gran bella squadra, mentre il Bolzano deve togliersi ancora la ruggine di questo stop forzato. Bobičić intanto prova a cercare uno spazio, cerca Murga, non controlla il pallone, palla che sfila via, Mario Sporcic può avviare il contropiede, Dejan Turković, scarico per Venturi, palla che ritorna a Dejan Turković, scarico per Udovičić, Turković gira volta su Pola che lo atterra. E 2 minuti per il numero 21 del Siracusa, Pola, che si è fatto scavalcare da Dejan Turković e da dietro non ha potuto fare altro che atterrarlo. Forse un po' ingenuo in questo frangente il giocatore del Siracusa, da quella posizione difficilmente avrebbe potuto concludere Dejan Turković, anche se difficilmente per Dejan Turković non esiste, vista
la gran partita che sta giocando il terzino bolzanino. Udovicic, Turković, scarico per Sonner, tutto chiuso. Turković, scarico per Greganić, da questa parte c'è spazio. Greganić si fa ipnotizzare da Nobile, parata incredibile di Nobile, esulta tutta la panchina del Siracusa. Greganić col suo primo errore della partita, un errore che potrebbe pesare tantissimo. In superiorità numerica il Bolzano aveva costruito un ottimo tiro, forse sorpreso anche dal tutto lo spazio che aveva. Greganić si è fatto ipnotizzare da Nobile. Tanto dall'altra parte il Siracusa con Vanoli, scambio per Coelho, si alza Coelho, tocca Hermomes, palla che rimbalza sul palo e si insacca, Siracusa in vantaggio. Quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine del match, Siracusa 25, Bolzano 24. Bolzano ora che deve assolutamente trovare il gol. Dejan Turković in superiorità numerica, Giulio Venturi, scarico per l'ala, tocca con un piede Canielas e 2 minuti inevitabili. Giulio Venturi aveva scaricato per Martin Sonner, palla che è stata intercettata dal piede di Canielas. Sfortunato o ingenuo il giocatore portoghese che dice non l'ho fatto apposta. In questi frangenti è sempre difficile ritrarre il piede, è un istinto che viene a tutti quanti. Ma tant'è, Bolzano che adesso ha una ghiotta occasione di andare a segno e ci prova con il suo giocatore più affidabile dall'ala, Martin Sonner. Ha infilato la palla nel 7, Martin Sonner con estrema freddezza ha trafitto Nobile. Ora Siracusa deve cercare di far passare più secondi possibili vista la doppia inferiorità numerica. Nel frattempo un giocatore può rientrare in campo, quindi adesso il Siracusa solo un uomo in inferiorità numerica. Coelho si alza al bacio del passivo, intanto Coelho prova lui a cercare un varco, tutto chiuso, Venturi lo ferma, braccio del passivo che rimane alzato, Vanoli cerca il pivot, tutto chiuso, cade a terra Martin Sonner, scontro fortuito con Murgia, lamenta una gomitata a Martin Sonner, Murgia dice non c'è stato niente, braccio del passivo che rimane alzato. Prova Bobičić, Bobičić! Che gol di Bobičić che scoppia in esultanza! Incredibile! Bolzano di nuovo in Bolzano 25, Siracusa 26. Grandissima rete di Bobičić. Dejan Turković, scarico per Sonner, Sonner, ancora Sonner dall'ala e ancora Sonner con estrema freddezza trafigge Nobile. Martin Sonner, quando l'asse Dejan Turković, Martin Sonner si affida all'esperienza, il Bolzano in questi ultimi minuti del match, risultato ancora in parità sul 26-26, ancora 10 secondi di inferiorità numerica per il Siracusa, dopodiché potrà di nuovo schierare tutti gli uomini in campo. Intanto Vanoli prova a inserirsi, un passo di troppo dice l'arbitro. Coelho, Bobičić, Canietes, Coelho, Bobičić, 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 si inserisce ancora Bobičić, ancora una rete per il Siracusa, Siracusa 27, Bolzano 26, quando mancano 3 minuti alla fine della partita, Greganić dall'altra parte, scarico con Udovicic che controlla la palla con un po' di difficoltà, Venturi, Dejan Turković, prova l'uno contro uno, tutto chiuso. Udovicic, Turković, Dejan Turković! Un missile di Dejan Turković. Bolzano si affida quasi esclusivamente a Dejan Turković in questo frangente. Il gioco è tutto fermo, la palla non gira. Ci pensa Dejan Turković da fermo con la sua 12ª rete.
quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti di gioco. Siracusa con la palla in mano, Coelho, Cagnete, Coelho, uno contro uno sull'ala, Cagnello, Girella incredibile, Coelho, che gol, Juan Pablo Coelho con una girella incredibile, trafigge Hermones, Siracusa ancora in vantaggio, Udovicic per Dejan Turković, ancora Turković, prova a saltare il suo difensore, Venturi, Udovicic prova a centrare lui, Udovicic scarica via la palla, palla che scarica, non la prende nessuno e pallone che si spegne sul fallo laterale, incredibile palla persa del Bolzano, senza forzare niente, pallone buttato letteralmente via da parte dei giocatori del Bolzano e ora Siracusa può mettere la parola fine a questo match. Alla palla del più 2 quando mancano solamente 60 secondi alla fine del match. Chiama lo schema Cagnetes. Esce Murga. Bobicic. Bobicic si alza il braccio del passivo. Fischia l'arbitro il passivo. Pallone giocato malissimo da parte del Siracusa. Protesta Beppe Vinci. Ma dall'altra parte scarico sull'ala. Greganic tutto chiuso. Udovicic, scarico per Martin Sonere, Martin Sonere, pareggio Bolzano. ...30 secondi alla fine del match, risultato sul 28-28... Siracusa ora con l'incredibile palla per vincere la partita. Quanti ci avrebbero scommesso, alzino la mano in questo momento. Siracusa che a 20 secondi dal termine ha la palla per vincere sul campo del Bolzano e Beppe Vinci decide di disegnare l'ultimo schema. Squadre che rientrano in campo per questi ultimi 20 secondi. Ultimi 20 secondi dove ci si giocherà tutto quanto. Risultato sul 28-28, ma la palla ce l'hanno gli ospiti del Siracusa che hanno giocato una partita veramente incredibile. Forse per la prima volta in questo campionato il Siracusa ha espresso tutto il suo potenziale. Mentre il Bolzano aveva da togliersi diverse ruggine dalla pausa forzata, ma adesso questo non conta, conta solo questi ultimi 20 secondi. Bobicic, scambio con Vinci, Cagnetes, Coelho, 8 secondi alla fine, Cagnetes, Vinci al volo, Vinci e palla parata da Hermones, Hermones cerca un compagno, scarico per Greganic, suona la sirena, non c'è più tempo. Finisce così la partita, 28-28, è successo di tutto in questi ultimi secondi, è andato al tiro Vinci, schema disegnato da Beppe Vinci per Gianluca Vinci che al volo è andato al tiro, è stato Hermones a bloccare la sua conclusione e poi Hermones non ha trovato un compagno per gli ultimi secondi e quando è riuscito a liberarsi del pallone ha suonato la sirena. Quindi clamoroso a Bolzano, Bolzano-Siracusa 28-28 in una partita veramente divertente, ma tante emozioni, adesso c'è un attimo da rifiatare, i giocatori intanto si stanno salutando, è stata una partita veramente combattuta fino all'ultimo secondo. Bolzano che deve ringraziare il suo portiere che l'ha salvata in più circostanze, non ultima questa con l'ultimo tiro di Vinci, mentre in attacco si è aggrappata quasi esclusivamente a Dejan Turković e a Martin Soner, mentre il Siracusa ha fatto vedere che in questa Liga ci può stare tranquillamente e quindi conquista il suo terzo punto del suo campionato, mentre
primo punto perso per il Bolzano. Quindi da Bolzano è davvero tutto. Bolzano-Siracusa 28-28, da Luca Boninsegna un saluto e un ringraziamento.